Direttore, l'ho chiesto anche al mister. A questo punto del campionato siamo ovviamente all'inizio, manca poco, pochissimo o manca ancora parecchio per completare l'organico dei sogni? Spero di rispondere a quello che ha risposto il mister, così non faccio una gaffe, ma penso che manchi poco. Dobbiamo aggiustare sicuramente in mezzo al campo perché siamo deficitari anche a livello numerico. Vediamo se si potranno ottenere gli obiettivi che stavamo perseguendo e dopo il campo dirà. Da uomo di calcio posso permettermi una domanda di natura tecnica, conoscendo poco il campionato. Massetti ed Emili sono caratteristiche di giocatori analoghi, diversi o molto diversi? Ma sono sicuramente giocatori molto diversi, sicuramente due giocatori importanti per questa categoria, ma anche per altre categorie. Però sono tecnicamente, ma anche soprattutto tatticamente, giocatori completamente diversi, perché uno ha delle caratteristiche e l'altro ne ha altre. Adesso vado un po' più nel dettaglio. Tu chi prenderesti dei due per questo Teramo? Guarda, qualsiasi giocatore forte ci possa venire a dare una mano, sarei contento di prendere entrambi. E ovviamente non possiamo farlo, anche perché già ci sono tanti giocatori importanti in rosa, e soltanto chi vuole venire veramente a Teramo vorrei prendere. E qualche nome che non sia noto in città c'è? No, sì. Non te lo chiedo perché tanto non me lo dici, però c'è. Sì. Ci sono c'è. Sicuramente altri nomi di calciatori che stiamo seguendo per completare la rosa. Due o tre giocatori per completare la rosa bastano? No, io penso di sì, sono due o tre giocatori, abbiamo già una rosa secondo me importante per il mister e per giocarci. Sarà un campionato difficilissimo, come lo sono tutti, non c'è un campionato semplice, però ovviamente siamo a Teramo e il nostro obiettivo è quello di fare un campionato da protagonisti, quindi speriamo di farlo al meglio. Non ricordo il nome e me ne scuso. Però ho preso le mie piccole informazioni sul ragazzo che lo scorso anno era in promozione, l'ultimo, esatto, sì. Mi dicono che sia veramente molto bravo, molto bravo. È un ragazzo che ha tante qualità, ho iniziato a seguire alla fine dell'anno scorso, anche perché lui è arrivato a dicembre, ha fatto tanti gol nel campionato di promozione, è un ragazzo che ha tanta qualità, un mancino, un esterno d'attacco mancino che... E a questa squadra manca, non avevamo un giocatore mancino, quindi al mister è andato bene subito. È una trattativa che sto portando avanti già da fine campionato scorso, poi ho dovuto aspettare un po' e abbiamo battuto la concorrenza di tante società e il ragazzo ha voluto fortemente venire a Teramo, quindi sono contento, lo aspettiamo quando arriverà a fine luglio. Un'ultima considerazione di natura generale, ero lo scorso anno al, tra virgolette, raduno che si potette fare lo scorso anno, cioè un non raduno. Oggi sono ad un raduno. Ma la cosa che mi fa sorridere è pensare che l'anno scorso eravate più voi giornalisti che noi, che giocatori, quindi oggi siamo riusciti a superare la soglia almeno dei giornalisti, anche perché non avendo un settore giovanile è difficile completare una rosa e portarla al ritiro. Speriamo adesso di avviare questo processo di settore giovanile che è fortemente voluto dal Presidente, dalla società, da tutti noi e sicuramente il prossimo anno, se dovessi essere qui, sicuramente avrò meno difficoltà nei confronti del mister a farlo allenare come lui vorrebbe.